Marino Iommarini, il vicepresidente della Fondazione Tercas, un impegno molto importante da parte vostra per la cura di questo museo e di tante altre cose qui alla città di Atri. Noi qui siamo in doppia veste, che è quella doppia veste di investitori, perdonatemi il gioco di parole. La Fondazione qui è intervenuta nell'ultimo restauro, è quello che ancora deve essere perfezionato, un investimento molto, molto importante. E poi siamo partner di Fondazione Aria nella manifestazione oramai pluriennale Still of Peace. Abbiamo quindi finanziato una parte di queste mostre di arte contemporanea tra Italia e Cina. E quindi io, che sono un atriano, fra l'altro sono estremamente orgoglioso di poter dire che qui la Fondazione è intervenuta, ma la Fondazione Tercas, dove c'è arte, dove c'è cultura, in qualche modo è presente, cerchiamo di esserlo. Certo, le disponibilità di un tempo non ci sono più, però noi abbiamo l'obbligo di valorizzare l'ultimo centesimo che possiamo investire sul territorio, cerchiamo di renderlo davvero di grande valore. Quanto è importante investire ancora sull'arte? Fondamentale, direi. Ma qui, insomma, qui c'è uno spaccato di quello che può essere la ricchezza dell'arte. Qui, in un museo estremamente ricco, dicevo prima che gli spazi forse non sono sufficienti per ospitare tutte queste opere, opere che da sole potrebbero fare la fortuna di tanti altri musei. D'altra parte, questo è un museo, uno dei più antichi d'Abruzzo e tra i più importanti d'Italia, ha più di un secolo, il Museo Capitolare di Atri è famoso per gli addetti ai lavori, e forse non è altrettanto frequentato, la fama che ha non corrisponde a una frequentazione, bisognerebbe fare qualcosa in più, ma è un po' un problema che offre, che riguarda un po' tutti i musei italiani. Qualcosa sta cambiando, devo dire, anche qui. Beh, noi su tutto il territorio della provincia di Teramo interveniamo sulle manifestazioni artistiche, culturali, sulla manutenzione del patrimonio, sulla valorizzazione del patrimonio. Certo, ci sono poi città che hanno più spunti per noi, però non facciamo mancare il nostro appoggio neanche alle realtà più piccole, cercando di intervenire laddove possibile, scegliendo sempre tuttavia tra manifestazioni o opere che abbiano davvero valore. Non cerchiamo di fare questo, di selezionare l'impegno. Incontriamo adesso il signor Antonio Zimarino, curatore della mostra Still of Peace. Che cosa rappresenta questa mostra? Dunque, questo è un progetto che ormai si svolge da 4 anni in questa città e ogni anno si dialoga appunto con la cultura di un paese straniero. Quindi di fatto il primo anno abbiamo incontrato la cultura pakistana, poi la cultura spagnola e la cultura francese. E questo progetto è curato appunto dalla Fondazione Aria, che insieme con il Comune, con la Fondazione Tercas, ha investito moltissimo su questa idea, no, di collaborazione, di incontro tra i popoli, e appunto ogni anno abbiamo questa possibilità di riproporre, diciamo, la cultura internazionale appunto all'interno della città di Atri. Il progetto appunto è curato anche dall'agenzia di comunicazione dello Iacono, che appunto in questi anni abbiamo costruito insieme a questo gruppo, diciamo, di persone impegnate nella cultura, abbiamo costruito questi dialoghi di volta in volta appunto con vari referenti. Il progetto è stato molto interessante, continua a riservarci tantissime sorprese perché ci permette veramente di conoscere di prima mano le culture straniere e degli artisti contemporanei molto importanti. Quest'anno abbracciate la cultura di una tribù cinese.
Dunque, sì, quella che adesso vedete alle mie spalle è uno dei lati della mostra, perché c'è un'altra mostra aperta appunto nel Palazzo Ducale, nelle scuderie, dove appunto nell'altra mostra abbiamo rappresentato la cultura contemporanea, per cui c'è un artista, Yao Chang, che ha fatto anche una Biennale di Venezia, insieme a Matteo Basile, un artista italiano molto rappresentativo, e che appunto ci presenta il dialogo contemporaneo. Mentre in questa sede, potete vedere dalle immagini, è appunto riservata a un aspetto più antropologico, quindi si tratta di una mostra che ci permette di conoscere la cultura Dongba, e che praticamente è una cultura minoritaria della Cina, ma molto interessante per alcune sue caratteristiche, che tra l'altro in questa mostra appunto si sposano anche con la cultura italiana, con la cultura, diciamo, religiosa della tradizione italiana. Noi abbiamo lavorato essenzialmente su un concetto. Atri è stata una città molto importante per il dialogo tra le culture, perché è proprio ad Atri è nato appunto uno degli Acquaviva, che è stato un direttore della Compagnia di Gesù, che appunto nel 600 aprì proprio il dialogo con la cultura orientale e favorì moltissimo il dialogo con la Cina. Con questa suggestione ci siamo riagganciati a questo legame antico e abbiamo riproposto questo incontro. C'è tanto da scoprire, c'è un mondo, un universo. Noi spesso siamo molto chiusi dentro la nostra realtà, la nostra cultura. Delle volte aprirsi alla cultura dell'altro è un modo veramente per imparare a conoscere il mondo. Quindi l'invito che noi facciamo a tutti i frequentatori di queste mostre è di aprire le conoscenze. Aprire la conoscenza è appunto il primo passo per imparare a dialogare. E se, diciamo, abbiamo una cultura aperta, una visione aperta della realtà, della società, sicuramente potremo meglio costruire il nostro presente. Si sta già lavorando per il futuro? Noi pensiamo di realizzare appunto una quinta edizione, adesso vedremo i modi e i tempi, perché questo progetto è molto complesso, richiede più di un anno di lavoro, con tutti gli aspetti appunto della comunicazione, dei contatti con gli artisti, però ecco, è una realtà che ormai si sta facendo conoscere nel panorama della cultura italiana. E quindi abbiamo degli interessi sempre più grandi, abbiamo contatti molto importanti, abbiamo degli ottimi riscontri anche di pubblico, di informazione, di interessi generali, perché effettivamente come proposta culturale è una delle più originali. Adesso chiaro, sembra che vendo un prodotto, ma in realtà nel panorama nazionale è una delle manifestazioni più originali da questo punto di vista. Incontriamo Alberto Varani, che è, diciamo, il gestore dei servizi del museo, che ci può spiegare che cosa è presente durante tutto l'anno, oltre a Seal of Peace. Questo è sicuramente uno dei musei più importanti d'Abruzzo e anche uno dei più antichi, perché risale addirittura al 1912. Ed è sorto, come è stato istituito come in molti altri casi in Italia, principalmente per dare sicurezza agli ornamenti più preziosi, per ragioni proprio di sicurezza, che ornavano un tempo la cattedrale, ma insomma poi è facile immaginare che nell'arco di più di 100 anni di vita si sia arricchito di altro, cioè di opere provenienti dalle altre chiese di Atri ed anche di opere che sono state donate, come ad esempio la bellissima collezione di maioliche donata da Gaetano Bindi, che fa della nostra sala delle maioliche una delle più importanti d'Abruzzo. Il filo conduttore di tipo religioso è quello. Però poi, come stiamo vedendo, i temi sono diversi, perché partiamo ad esempio dalla ricostruzione dell'antica sagrestia, quindi da mobilio seicentesco, e proseguiamo con una pinacoteca che ha polittici, tavole, tele di diverso genere. Poi, come dicevo prima, la sala delle maioliche, questa sala che è una delle più importanti di argenteria, anche con pezzi di straordinaria importanza come la croce in cristallo di Rocca che è alle nostre spalle, di cui sembra che in Italia, secondo gli studiosi, vi siano soltanto, non in Italia, al mondo, vi siano due o tre esemplari di questa.
Paolo Gatti, l'Abruzzo è una regione di grande cultura. Di grande cultura, di grandi tradizioni, dovremmo fare un po' di più, ce lo raccontiamo sempre che siamo una regione che deve vivere anche di cultura, di turismo, di enogastronomia, di bellezze, di risorse storiche e artistiche, dovremmo passare però un po' più dalle parole ai fatti. Meno male che ci sono tante amministrazioni che anche con le buone intenzioni del volontariato, dell'associazionismo, riescono a tenere in piedi manifestazioni civili, religiose, culturali in genere, insomma, che danno un segno di identità e che sono anche utili per contribuire a fare di noi una regione ancora appetibile sotto tanti aspetti. Una gran bella manifestazione che unisce lo spettacolo degli sbandieratori e quindi del corteo storico con le istituzioni, con chiaramente la questione più importante che è l'apertura della Porta Santa. Come ben sapete, Adria, dopo Roma, insieme a Roma e l'Aquila, una delle Porte Sante più antiche d'Italia, con bolla celestiniana di Celestino V. Oggi si rinnova la tradizione nonostante, insomma, la nostra cattedrale sia stata leggermente colpita dal terremoto, ma comunque siamo riusciti, grazie anche alla curia vescovile, al vescovo e a tutti i parroci di Atri, a continuare in questa tradizione importantissima sia sotto l'aspetto religioso ma anche sotto l'aspetto turistico. Il tempo poi ci assiste quest'anno, per cui ancora meglio, credo che ci sarà tantissima gente. Tutto questo che si arricchisce della mostra di Seal of Peace proprio all'interno del chiosco della cattedrale? Certo, per non parlare poi di quello che è il cardine praticamente dell'estate, che la mostra Steel of Peace, quest'anno è la quarta edizione, Italia-Cina, che sembra una sfida di calcio ma rende bene l'idea, e che apre, voglio dire, come dire, l'animo e la mente all'incrocio tra varie culture, in questo caso tra la cultura italiana, adriana in particolare, e quella cinese, che è un grandissimo paese, con cui paradossalmente abbiamo anche qualcosa in comune, per cui invito sia a vedere le mostre che al cinema cinese. Voglio dire, nel chiostro della nostra splendida cattedrale vengono proiettati film in cinese, con i sottotitoli chiaramente in italiano, oltre a numerose altre iniziative che sono state e sono in corso per Steel of Peace, che fino al 3 settembre sarà visitabile. Sancti Cirill et Metodi, orate pro nobis. Sancte Tommaso de Aquino, ora pro nobis. Sancta Reparata, ora pro nobis. Sancti Francisce et Dominice, orate pro nobis. Libera nos Domine, ut adver penitentia nostra luce dignieri.
La pace sia con voi e con il tuo spirito. Siamo qui riuniti come fratelli di fede per rinnovare il rito dell'apertura di questa porta santa che ogni anno, per concessione di Papa Celestino V, ci consente di toccare le indulgenze. Preghiamo umilmente il Signore perché quanti varcheranno la soglia di questa porta santa nella fede di Cristo Gesù lo seguano con docilità. Egli ti ha detto: io sono la porta della vita eterna. Fratelli e sorelle, nel gesto che compiremo in questo momento nell'aprire la porta della nostra concattedrale di Tiana, sentiamo anzitutto la gratitudine al Signore per avercela conservata, ma sentiamo anche nella fragilità delle mura e nella potenza della natura tutta la nostra fragilità, il senso del nostro peccato che ci impedisce di entrare nel cuore stesso di Dio. Ego su ostium, per me si fissi corite salvabili. Io sono la porta, e colui che entra per mezzo mio sarà salvato. Box.